Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. In questo video vorrei vedere insieme a voi quali saranno le uscite in libreria per il mese di settembre, quindi parliamo delle novità editoriali. I libri sono tantissimi, quindi ho dovuto fare una selezione, altrimenti sarebbe stato un video lunghissimo e soprattutto non mi soffermerò tanto sulle trame, ma vi darò più che altro titolo, autore, casa editrice, poi sicuramente un accenno di trama, ma non mi soffermerò troppo su quello perché altrimenti stiamo qua tutto il giorno. E io, siccome ormai la mia memoria non è più così efficiente come lo era tanti anni fa, mi sono scritta tutto su questo foglio e dovrò guardare per forza il foglio, altrimenti rischierei di confondere titoli, autori, case editrici. Quindi vi chiedo scusa, ma guarderò spesso il foglio, altrimenti le informazioni che vi darò non saranno attendibili. Il primo libro che vorrei segnalarvi si intitola Tutto cambia di Elizabeth Jane Howard ed è il quinto e ultimo volume della saga di Casalet ed è edito da Fuzzy, credo si pronunci. Io questa casa editrice non la conosco, sono sincera. Altro libro che secondo me è molto interessante, soprattutto per chi ha amato I pilastri della terra, ed è La colonna di fuoco di Ken Follett. E in questo libro si torna a Kingsbridge. Quindi, se siete stati amanti dei pilastri della terra, vi consiglio La colonna di fuoco. Poi ci sarà in libreria un libro di Simonetta Agnello Hornby, credo si legga così, che a mio avviso è molto interessante, almeno dalla trama. Si intitola Nessuno può volare, edito da Feltrinelli, ed è la storia di una famiglia e dei membri di questa famiglia, ognuno dei quali presenta problematiche di vario tipo e disabilità fisiche di vario tipo. E l'autrice offre, diciamo così, una prospettiva attraverso la quale guardare anche la società in un modo diverso. Quindi attraverso il racconto dei personaggi avrete modo di vedere anche la società in un modo un pochino diverso e di capire come siamo tutti uguali, anche se tutti diversi. Quindi anche questo mi sembra interessante. Poi potremo leggere L'uomo che inseguiva la sua ombra ed è il quinto volume della saga Millennium. Vi lascio l'autore scritto qua sotto perché non lo so pronunciare, quindi è inutile che io ci provi, lo vedete qua sotto. E diciamo che, essendo il quinto volume della saga Millennium, torneranno le vicende e le indagini di Michael Elisabeth Salander. Io ho letto soltanto i primi tre volumi, mi sono piaciuti molto, però non ho mai letto il quarto volume. Non escludo, magari, appunto, in occasione di questa nuova uscita, di leggere anche il quarto volume di questa saga. Poi potremmo andare ad acquistare Esercizi di memoria, edito da Rizzoli, ed è un libro di Andrea Camilleri. Secondo me questo è carino perché raccoglie 23 storie pensate in 23 giorni e riguardano proprio la vita dell'autore, poi ovviamente sullo sfondo ci sarà anche la storia del nostro paese. Poi abbiamo un libro che mi stuzzica perché è un thriller. Il titolo è Il Sentiero. Ed è di Peter May, edito da Einaudi, ed è la storia di un uomo che si sveglia su una spiaggia sconosciuta e non ha la minima idea di come sia finito su quella spiaggia e soprattutto non ricorda nulla di sé e della sua vita. E questo è uno di quei thriller che mi stuzzicano molto l'appetito, diciamo così, letterario, perché comunque è il mio genere di libri, quindi credo che leggerò questo libro. Poi volevo segnalarvi due libri per ragazzi. Il primo è Ci vediamo un giorno di questi, edito da Garzanti di Federica Bosco, ed è la storia di un'amicizia che nasce nel cortile della scuola semplicemente dopo essersi scambiati, essersi divisi a metà un biscotto. E pare che sia la storia di un'amicizia molto profonda. Il secondo libro è Il tuo pericoloso sorriso, credo che questo sia più adatto alla fascia adolescenziale, edito anche questo da Garzanti, di Arianna Michelli, ed è la storia di una ragazza che arriva in una nuova scuola, quindi presenta i dubbi e i timori normali in quella nuova situazione, poi incrocia lo sguardo di un ragazzo del quale rimane molto attratta. E è la storia, diciamo, d'amore di questa ragazza e di questo ragazzo, e pare sia una storia all'inizio abbastanza tormentata. Quindi anche questo per i ragazzi è sicuramente un libro carino da leggere.
andiamo avanti, ci sarà poi History di Giuseppe Genna ed è un libro di fantascienza edito da Mondadori. E parla di mutazioni del futuro per mezzo di macchine e algoritmi che cambiano il pianeta e l'umanità a livello genetico. Poi arriva un'intelligenza artificiale che dovrebbe essere, da quello che ho capito, il nucleo centrale del libro. A me questo attira meno perché io non sono tanto attratta da libri di fantascienza, però se vi piace il genere sicuramente può essere carino. Poi avremo Terremoto, che è di Chiara Barzini ed è un romanzo edito da Mondadori. Ed è la storia, di una ragazza adolescente degli anni 90 che si trasferisce da Roma a Los Angeles ed è praticamente la storia di come lei vede questa America degli anni 90 e ci pare che ci siano anche dei racconti che aiutano ad abbattere un po' qualche mito americano, diciamo così. Poi altro libro, Il mistero di Henry Pick di David Fonkinos, spero si pronunci così, edito da Mondadori ed è classificato come letteratura francese perché è ambientato in Bretagna, in un piccolo paese, con una biblioteca che è dedicata ai manoscritti che sono stati rifiutati dalle case editrici. Un giorno arriva una donna che nel campo dell'editoria è un pezzo grosso e rimane attratta da un libro all'interno di questa biblioteca, decide di pubblicarlo, ma nel momento in cui contatta la moglie dell'autore, perché l'autore è morto, scopre che questo autore pare non aver mai scritto nessun libro e quindi c'è un po' un mistero, legato appunto alla scrittura di questo romanzo e anche questo mi stuzzica abbastanza. Poi andiamo avanti, Nessun fiore sulle vostre tombe ed è un thriller di Martin Holman, edito anche questo da Mondadori. E parla di un ex pugile che fa dei lavoretti illegali, diciamo così, perché deve convincere chi deve dei soldi, chi deve dare dei soldi, a restituire appunto il denaro ai loro creditori e pare che non lo faccia proprio, diciamo, legalmente. Finché poi accadono degli incidenti e da qui cominciano poi delle indagini. Quindi è un thriller, diciamo, un thriller giallo, diciamo così. Poi altro libro che volevo segnalarvi è Un estraneo in casa mia, è di Shari Lapena, credo si legga così, è un thriller, edito anche questo da Mondadori, ed è un'indagine del commissario Rasbeck, non so se si pronuncia così, non conosco questo personaggio, ma pare che sia un personaggio famoso nel giallo d'autore, quindi è un giallo. Altro libro, Meraviglia di Francesco Vidotto, ed è un romanzo edito anche questo da Mondadori che racconta la storia di un adolescente e dei suoi anni difficili e di come riesca però a dare un senso alle cose. Poi abbiamo un altro libro che si intitola Dimenticare di Peppe Fiore. Ed è la storia di Daniele che dopo aver lavorato tutta la vita in un lido balneare si trasferisce in un paesino sperduto e prende in gestione un bar fatiscente di una stazione sciistica abbandonata nel bosco. E anche questo è un libro che in qualche modo mi attira. Poi altro libro, Forse domani mi innamoro di Stella Gray. Edito da Einaudi ed è la storia di una donna che dopo essere stata abbandonata dal marito che la lascia per un'altra, si lascia convincere da un'amica a iscriversi a un sito di incontri, comincia ad avere una serie di appuntamenti e quindi la storia di questa donna, dei suoi nuovi appuntamenti, delle sue storie, delle sue relazioni. E devo dire che questo forse mi ispira un pochino meno, però diciamo che da come veniva presentato mi sembrava comunque carino. Questo era l'ultimo libro che vi volevo segnalare, fatemi sapere poi se ne leggerete qualcuno, se ne conoscete magari qualcun altro che io non ho nominato, che quindi magari volete integrare, quindi lo mettete nei commenti, così chi andrà a leggere i commenti potrà leggere e venire a conoscenza anche di qualche libro che io magari non ho citato. Concludo, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!